lo può fare Sanremo tranquillo. Ti manco ancora di più adesso. È proprio bella. Tutto quello che c'è da sapere su The Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez sono sbarcati sul piccolo schermo con la loro prima serie. Non credo che le persone si interroghino sul look. Non penso proprio, amore. Con i suoi 8 episodi, The Ferragnez ci accompagna dietro le quinte della coppia più famosa d'Italia. Se anche voi siete curiosi di scoprire la quotidianità di una famiglia unica al mondo, ecco tutto quello che c'è da sapere sullo show. Dietro le quinte della celebrità. La serie segue la vita di Chiara Ferragni e Fedez dagli ultimi mesi del 2020 fino ai primi del 2021. Un periodo estremamente intenso per i due, fra impegni lavorativi, familiari e l'attesa per la nascita di Vittoria. Posso fare la domanda? Devi. Cioè, devi. Ma se calcia forte forte, cioè può creare dei danni? No. The Ferragnez racconta la coppia oltre le luci della ribalta, portandoci a stretto contatto con i suoi lati più intimi. Che sono che tu, Federico, ami lei e tu, Chiara, ami lui. È un viaggio nel mondo personale dei Ferragnez e in quello della loro grande famiglia alla scoperta delle particolarità di ogni singolo componente e delle diversità che li caratterizzano. La famiglia di Chiara è una famiglia che manifesta l'amore in maniera corporea, fisica, un po' diversa, meno dimostrativi nell'affetto, il che sembra che siamo freddi e probabilmente lo siamo anche. Sullo sfondo vediamo le sfide della vita pubblica, come la gestione aziendale di Chiara e la strada verso Sanremo di Fedez. Il cuore della serie è però ciò che accade dietro le quinte. Qui scopriamo quanti mondi esistono nell'universo Ferragnez e gli equilibri su cui si reggono. Le dinamiche imprenditoriali e la vita familiare si intrecciano, svelando momenti luminosi e difficoltà, confronti e fragilità. Tipo, pensa un po'. Ma pensa un po'. Oh, mica! Ma no, mamma, gol, cazzo! Vai! Ma pensa un po', basta. Ai poli opposti. Ciò che sorprende della serie è la totale naturalezza con cui racconta il rapporto fra Chiara e Fedez. Una coppia come tante costretta a fare i conti con le proprie fragilità e le relative differenze. Tu ti lamenti che io non ti dico le cose quando le fa. Ti dico sei bella e tu mi dici mi fai un complimento. Fino ad ora non me l'hai fatto. Te l'ho fatto adesso. Sin dalle prime battute siamo messi di fronte a due personalità contrapposte. Lei positiva ed espansiva, lui chiuso e sempre pronto a scendere in guerra. L'hai appena detto. No, hai appena detto, ho una scala valoriale completamente diversa dalla tua. Non tutti sono problemi inutili. Sono permaloso, mi incazzo per cose inutili e quindi io sono incazzato e dovrei parlare con te di problematiche che tu reputi inutili. Fammi capire. Ma è proprio nell'incontro-scontro fra i due che si cela la vera forza di The Ferragnez, show con un vero grande protagonista, l'amore fra Chiara e Fedez. Essere genitori. Per tutta la durata dello show assistiamo all'attesa della nascita della figlia Vittoria. Ed è proprio nella genitorialità che Chiara e Fedez trovano la massima sintesi delle loro divergenze. Due caratteri opposti capaci di dare risposte simili alle domande più importanti della vita insieme. Ok, amore, sei pronto? Stai qua col papà, io mi siedo qua, amore, a guardarvi, ok? Bacino. Bravissimo. Ma come si resta una coppia quando arrivano i figli? The Ferragnez ci racconta anche la ricerca di quella dimensione che spesso resta indietro, fra bambini e lavoro. Diventare genitori ci impone di costruire nuovi equilibri, ma come si fa? Amore! Amore! Questo vuol dire essere orgogliosi di papà. Leo! Picchiare i vecchi estranei che vengono in casa tua a limonare tua mamma. Due cuori in terapia. L'amore, si sa, non è però quello delle favole. Il famoso e vissero tutti felici e contenti va conquistato giorno dopo giorno. Ma non c'è 7:30. A che ora vuoi andare a mangiare? Niente. Dimmi a che ora vuoi andare a mangiare? Non fa niente. In ogni episodio della serie, Chiara e Fedez si mostrano mentre partecipano a sedute di terapia di coppia. Quella che sembra una semplice scelta narrativa nasconde in realtà un intento molto più alto. Permettendoci di entrare in quello studio, i Ferragnez ci aiutano a normalizzare ciò che dovrebbe già essere considerato normale.
L'unica via per raggiungere la felicità è il lavoro su noi stessi e la terapia diventa qui lo strumento per migliorarsi come individui e come coppia. Ma c'è davvero che il mio star male ti faccia star male? Ok, non capisco. Un messaggio importantissimo che ci fa sentire meno soli con le nostre fragilità. Semplicemente Chiara e Federico. In sostanza, The Ferragnez è uno spaccato autentico della vita di due persone con un percorso comune, un'istantanea di una coppia sempre in movimento. Al di là della fama e dei successi, la serie ci insegna che le fragilità fanno semplicemente parte della natura umana e che esiste un solo modo per superarle: lavorare insieme. Devo andare, ciao, mi rotto le palle, ciao. Ti amo, ciao. Dimmelo meglio. Se fossi stata qui avremmo fatto sesso questa sera. Pure. E voi avete già visto i primi episodi di The Ferragnez? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.